Buonasera a tutti, un saluto agli amici di Video Radio Channel. Io sono Alessandra Narducci e sono una mosaicista romana e anche una micromosaicista, perché c'è una differenza tra queste due tecniche, e io sarò presente qui all'associazione a raccontarlo in questo evento sul gioiello. E quindi ecco, racconterò un po' la nascita di questa tecnica di lavorazione di micro mosaico, che poi ha diverse applicazioni, non è che nasce per essere, diciamo, realizzata sul gioiello, ma poi arriverà ad essere comunque applicata in, appunto, in questo ambito. E quindi vi racconterò un po' la storia, perché è molto interessante e molto legata al territorio di Roma, la nostra città, e quindi ve ne parlerò. Ecco, mi parli di mosaici, mi vengono in mente ovviamente tantissimi dei reperti che diciamo orbitano nella città, nella capitale, ma posso pensare anche magari ai mosaici di Piazza Armerina, che comunque hanno comunque un collegamento con l'antichità e con Roma. Ecco, oggi quanto viene riproposto questa tecnica, proprio da un punto di vista artistico? Ma c'è veramente, adesso c'è un grande ritorno al mosaico, c'è una grande attenzione. Parliamo proprio degli ultimi anni, ha vissuto un po' di disinteresse, credo, a mio avviso, per quello che ho potuto un po' constatare, però adesso c'è un ritrovato interesse per questa tecnica, ma soprattutto per questa del micro mosaico rispetto a quella del mosaico tradizionale. Vogliamo dare ai meno esperti così degli aggettivi che possono essere collegati appunto al micro mosaico, okay, rispetto invece al mosaico, allora, quello inteso tout court. Ok, allora diciamo che il mosaico, quello tradizionale più conosciuto, è fatto in cubetti, tasselli, tessere che sono su per giù di un centimetro circa di misura. E li troviamo nelle chiese, nei pavimenti, insomma molti luoghi li conosciamo tutti, no? Anche l'esempio che ha fatto Piazza Armerina, il Foro Italico, ce ne sono tantissimi. E il micro mosaico invece è una tecnica dove il materiale viene squagliato sulla fiamma e viene quindi fatta una bacchettina molto sottile, e le tessere hanno dimensioni anche inferiori a un millimetro, quindi è una tecnica di lavorazione diversa, consente di fare dettagli più piccoli. Grazie. Grazie a voi.